spaziali, questo mi ha adatto al mio invece. Arriva alle estreme conseguenze la crisi politica di Nocera Superiore. Ieri sera si è dimesso il primo cittadino stremato da uno stillicidio di rivendicazioni e paletti posti dai suoi alleati che da mesi avevano rallentato l'azione amministrativa. Pieni poteri passano al nuovo vice sindaco Mario Iannone, che lo stesso Montalbano ieri a metà seduta del Consiglio Comunale ha indicato anche come futuro candidato sindaco. Gli osservatori esterni scommettono. Si tratta di una reale volontà quella di Montalbano di tirarsi fuori dalla mischia o invece della forzatura massima di una situazione di impasse per imporre una riflessione e poi riprendere in mano la guida della città entro 20 giorni che la legge gli consente prima di poter cambiare idea? Quel che è certo è che ieri Montalbano ha giocato la carta a sorpresa. Lo dimostrano, tra le altre cose, i tenori delle interviste realizzate dal nostro Peino Carifano subito prima e subito dopo l'inizio del Consiglio Comunale di scena ieri a Palazzo di Città. Sicuramente avverranno alcune cose che però saranno conseguenziali a un ragionamento logico che sarà prodromico a quello che poi dirò nella parte finale, per le quali sicuramente nessuno penso si aspetti, perché credo che il dubbio invada gli altri, non me stesso. Perché dobbiamo avere il coraggio di dimetterci tutti a 20 consiglieri comunali e andare alle elezioni e non candidarci più, nessuno dei 20, perché non siamo all'altezza. Oramai è vergognoso quello che succede a Nocera, quello che facciamo tutti i consiglieri comunali. È possibile che in questo comune la politica non abbia un senso compiuto. Chi ha votato la sfiducia contro di me deve avere il coraggio che, non essendo andato a buon fine, deve avere anche rispetto a favorire tante altre cose, se lo si vuole, l'umiltà di dimettersi insieme al sindaco che si dimette stasera. Sì, ma è finita per davvero. Ho anche detto quali possono essere le strategie. Mi auguro, non so che cosa rimane della maggioranza che esisteva, questo spetterà a loro, ma se si vuole andare avanti su questioni di natura programmatica, allora bisogna avere il coraggio di farlo, non so se ne hanno idea. E da questo punto di vista credo che lo sfogo sia stato anche legittimo, perché è uno sfogo rispondendo a verità, rispondendo a cose serie, ma non intendo poi sottopormi a che cosa, a giudizio o altre cose, perché non mi interessano. Qui c'è di mezzo le sorti di una città, non c'è di mezzo la sorte di Montalbano. Perché noi ci dobbiamo dimettere, è un fallimento. L'ha detto in questo momento il consigliere Pagano, ha detto: se voi tenete il problema di andare avanti, dimettiamoci e andiamocene a casa. Ma perché non c'è più la possibilità, è vergognoso nei confronti dei cittadini, nel rispetto veramente dei cittadini. Non si può andare avanti più così. Mi dispiace umanamente vedendo un sindaco di un paese di 30.000 abitanti in uno stato veramente in difficoltà. Va bene.